Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video collaborazione time. Sì, che bello, di Diamond Painting. Yeah! E oggi tra i portachiavi che mi sono fatta mandare, ragazzi, guardate qua. Vabbè, farfalle, farfalline che non vabbè. Aspetta, vediamo se buffetti, gattini, ma ragazzi, le gorgeous! Oddio! Apriamole subito, ragazzi, appena le ho viste del sono impazzita. Te dico, ma Tamara, ma le premesse, hai ragione. Allora, questi portachiavi Diamond Painting mi sono stati mandati da One Day Saving. Ovviamente vi lascio giù tutto nella info box, link del sito e link dei prodotti, e in questo caso i dei Gorgeous. Oddio, apriamoli. No, vabbè, ragazzi, hanno fatto i portachiavi Diamond Painting delle Gorgeous, ma ci rendiamo conto o no? No, chiedo. Allora, io sto per impazzire, impazzisco. Come l'ho visto, ho detto, no, vabbè, adoro. No, vabbè, ragazzi. Allora, ovviamente ci sono i gancini per appendertele in dove vuoi. Questo è chiaro. Ragazzi, no. E allora, scusami. Meravigliose, guarda la petta, quella che mi piace tantissimo, cioè, ragazzi, sono bellissime. Ma perché non le fanno di tutte le gorgeous che sono uscite a sto mondo? Perché? Anche lei è una delle mie preferite, col vestito nero e rosa. No, ragazzi, adoro. Guarda che carina questa col cappellino, cioè mi viene voglia di farla in fimo, assolutamente. E l'ultima, guardate che carina! Certo che il rosa sta bene con tutto, ragazzi. Adesso dimmi quello che vuoi, ma il rosa sta bene con tutto, tipo il bianco. Indolometti sta. Dai, è bellissima, ragazzi. Cioè, io non... Cioè, adesso facciamo una foto di copertina, questo è chiaro. Cioè, io veramente non ho parole per quanto sono belle. Cioè, non... Boh. Aspetta, no, vabbè, cioè, ci stiamo rendendo conto o no? Chiedo, adesso faccio la foto e torno. Cioè, vabbè, io sto parlando, sto registrando senza registrare. No, Tamara, ma meno male che te ne sei accorta, figlia mia, perché sennò io non lo so qui come andavi avanti. Aspetta che guardo dove sono rimasta. Niente, ragazzi, non ho registrato tutto il pezzo dove vi parlo delle Gorgeous. Allora, riprendiamo le nostre amate Gorgeous. Allora, Gorgeous tutta la vita, eccole qua, le abbiamo già viste. E stavo dicendo che vi avevo fatto vedere già i colori, ma essendo che non è registrato, ve li faccio rivedere. Allora, ripartiamo. Crystal, bellissimo. Il rosso. Il fucsia, vaniglia, giallo, azzurro turchese, più turchese che azzurro, un azzurro, un marrone ambrato, marrone chiaro, un marrone più scuro di questo, diciamo che sono fratelli, ma non sono fratelli gemelli, rosa, turchese, azzurro, tipo questo, anche questi fratelli ma non gemelli, nero e questi cabochon che andranno sulle antennine della nostra petta Gorgeous, eccola qua. Sarà spettacolare una volta decorata con i diamantini, bellissimo. E stavo dicendo appunto che sicuramente mi organizzerò per portarle al mercatino da realizzare. Allora, adesso col freddo no, perché col freddo comunque metterti lì, sei tutta imbacuccata, ti muovi un po' con difficoltà, poi queste sono cose piccoline, è un casino col freddo. Però questa primavera, quando cominci a spogliarti un attimo, ricomincerò sicuramente a crearli anche per passare il tempo al mercatino.
e le gorgeous saranno tra le prime che realizzeremo sicuramente, perché adesso non ce la faccio a casa perché ho troppe robe da fare a casa. Me le porto al mercatino con calma e mi ci diverto al mercatino. Eccole qua, bellissime le gorgeous, fabulous. Allora, stavamo dicendo dei gattini, che li avevo già presi i gattini. Qua ovviamente abbiamo tutto l'occorrente per appenderceli anche loro dove vogliamo. Dopo andremo a vedere i diamantini, però quello che ti voglio far vedere è che questi non sono i gattini che ho preso dell'altra volta nella tazza, ma sono di diversi ancora, perché hanno veramente tantissima scelta di portachiavi. Io ne prendo tra quelli che mi sono piaciuti di più, li riprendo anche volentieri e mi ci diverto di nuovo. Alcuni, tipo questi che non avevo mai preso, li prendo anche nuovi. Allora, andiamo a vedere questo bellissimo gattino nella tazza a forma di girasole. Cioè, dai, che gli vuoi dire? Niente. Questo con i palloncini che deve festeggiare non si sa che cosa, il non compleanno, credo, di tutti noi. Poi, che carino, nella tazza floreale, una fatina, una gattina fatina. Poi abbiamo questa mucchina, che carino. E poi abbiamo questo che è un portafortuna, il verde mi sa di portafortuna. Belli, 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 belli. Veramente stupendi anche questi. Eccoli qua, tutto il loro splendore. E adesso andiamo a vedere i diamantini. Allora, partiamo dal primo. Vabbè, non si sa qual è il più, dai, partiamo da qua. Allora, di solito questi qua vanno in fondo, però sì, infatti, niente, il primo è questo, credo che sia la... Vabbè, allora, giallo e fucsia, belli. Poi abbiamo un azzurrino, bello, un arancione, un giallo tendente all'arancione, perché vedi? È un pelino più scuro di questo. Poi abbiamo un crystal bellissimo, un verde molto bello, questo verde non è il solito che troviamo di solito. Quest'altro ambrato che è fratello, ma a me mi sembrano uguali, ragazzi. No, è un pelino più chiaro. Sì, ma proprio guarda, cioè, ma proprio boh, va bene. Nero, questo bellissimo crystal fumé, bellissimo questo, ragazzi, mi sbrilluccica. E poi questo bellissimo rosa tendente al rosso, però più rosa che rosso. E questo giallino, le gocce piccoline che io odio applicare perché se ne vanno di qua e di là. Niente, però diciamo che i portachiavini a forma di gatto nella tazza sono bellissimi. Assolutamente niente da dire. Ma dov'era il sacchetto di questi? Mamma, mettiamo tutto qua dentro. Questo va qua. Bellissimi gattini anche. Anche questi sono duple face, non ve l'ho detto. Stupendi. Anche questi saranno da portare al mercatino come passatempo. Ora vediamo quali, come mi organizzerò. Ok, guarda che carini, belli. Poi farfalle, ragazzi, le farfalle non se ne ha mai abbastanza, ti dica la verità, perché non se ne ha mai abbastanza delle farfalle. A me piacciono, alle persone anche piacciono, fanno bello, fanno colore. Questo tipo qui sicuramente l'ho già preso in passato, queste fatte così le ho già prese in passato, sono sicura, e me le sono fatte rimandare. Eccoci qua, tutto l'occorrente ovviamente, il nostro kit che non può mai mancare. E poi andiamo a vedere le farfalle. Belle però, dai, queste una volta, allora così non hanno molto, però una volta che sono applicati sopra, anche queste sono duple face, una volta che tu ci applichi sopra i diamantini cambiano completamente faccia, ti dico,
cambiano completamente faccia. Che bello questo blu azzurro, che bello questo super colorato. E poi c'è questo sui colori della petta. Belli, dai, sono belli anche loro. Sì, le farfalle hanno una forma unica in questo caso, però sono bellissimi lo stesso. Andiamo a vedere i colori. Ok, allora partiamo dal primo, che è uno di quelli che a me piacciono un sacco. Intanto qua, guarda quanti sacchettini ci sono dentro. Allora, andiamo a vedere questo bellissimo aurora boreale sul verde, azzurro, giallo, blu, viola, bellissimo. Questo crystal, un bellissimo rosso, un bellissimo giallo, un azzurro chiaro chiaro, tendente al turchese, un azzurro, un blu, un arancio, un lilla, che bello questo lilla, e un lilla chiaro, bellissimi, sì, ci piacciono. Poi, oltre a questi colori da applicare, abbiamo, aspetta, vediamo se ce la fai a ripiegarlo come, ok. Oltre a questi meravigliosi colori abbiamo anche tutti questi sacchettini, ovvero cabochon, arancione, aurora boreale. Poi abbiamo il blu cabochon. Questo qui che è uno tra i miei preferiti, con la stella incisa sopra, aurora boreale, crystal, bellissimo. Verde, sempre aurora boreale, e rosso, però normale, non aurora boreale. Per aurora boreale intendo tutte le sfaccettature colorate dell'arcobaleno che fa, come appunto l'aurora boreale. Va bene, anche le farfalle le abbiamo viste, stupende. Mettiamo via tutto e non perdiamo niente, Tamarinda. Ne avrai per un bel po' ai mercatini, sì, è vero. Però ci fa piacere perché ci piacciono. Dopo devo decidere cosa portarmi e cosa no per il momento. Eccole qua, sì, ma le farfalle insieme alle Gorgeous saranno tra le prime, perché anche le farfalle, ragazzi, piacciono. Piacciono, piacciono a me, piacciono alle persone. Per cui con la farfalla non sbagli mai. Perché fa proprio bello la farfalla, dai. Eccoci qua, mettiamo via tutto e passiamo al prossimo pacchettino. Questo è il sito di One Day Saving, altre farfalle. Vi lascio giù tutto nell'info box, ragazzi, per cui se li volete riacquistare voi, che non costano neanche tanto, qualità ottima, ovviamente il nostro kit. Queste farfalle forse le avevo già prese da un altro sito, non so, non mi ricordo, però sì, più o meno dovremmo esserci. Ovviamente i nostri gancini, che non possono mancare. Sai che non mi ricordo, no, non mi ricordo di questa farfallina. Allora, queste sono un pelino più piccoline, però secondo me sono stupende anche loro, molto molto belle. Guarda che belle che sono, bellissime. Queste poi saranno velocissime da realizzare, perché sono, non sono duple face, per cui la fatica per modo di dire è a metà. Ma guarda che belle, belle 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 belle, mi piacciono un sacco anche queste, belle. Andiamo a vedere i colori che le accompagnano. Allora, no vabbè ragazzi, questi sono i miei colori preferiti. Sì, credo di averli già presi nello scorso unboxing. Ecco, sì, siccome ho fatto la collaborazione con più siti, io con le farfalle, figurati, le vedo, schiaccio, non impazzisco. Sì, sono le stesse che avevo preso già dall'altro sito, ma ragazzi, di farfalle, come ho detto prima, non se ne ha mai abbastanza. Poi queste sono particolarmente belle, secondo me. Giallo pregno aurora boreale, sono tra le mie perline preferite, queste perline, perle, mezze perle.
Questo anche blu aurora boreale, questo rosso aurora boreale. Adesso me li ricordo perché mi ricordo di avere già visto queste perline tutte insieme. Ecco perché. Un azzurro turchese, un azzurro e un arancio, bellissimo. Poi abbiamo gli ovali azzurri e le gocce aurora boreale bianche. Guarda che belle che sono. Belle, 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 belle. Ovviamente magari io dopo ci aggiungerò qualche colore in più, perché io conoscendomi, magari qualche colore in più lo aggiungerò. Che sono fatta così, sono fatta. Che ne so, magari qua... Ah no, vabbè, qua c'è il rosso ce l'hai. Non lo so, magari qua... Boh, non lo so. Non lo so dove. Magari invece non aggiungerò niente, non lo so, perché se mi sconfinferanno così non aggiungo niente. Altrimenti aggiungo. Molto semplice la cosa. Mettiamo via anche queste, bellissime. Il nostro kit, anzi, chiudiamo questo, mettiamo via tutto così. Ok, belli, 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 adoro. Per ultimo ho fatto arrivare i buffetti che secondo me, per mio modesto parere, vabbè, solito kit, hanno messo una cera in più qua dentro. Mio modesto parere, i gufetti piacciono quanto le farfalle. No, vabbè, le farfalle non le batte nessuno. Però questi gufetti così piccolini, così bellini, ragazzi. Allora, questo è un po' incavolato. Guarda che carina questa. E questa che ci fa l'occhiolino. Questi gufetti li avevo già presi da un altro sito. Guarda che carino questo, porta fortuna. E quest'altro. Sono belli perché sono piccolini, non sono grandi. E anche questi te li piazzi dove vuoi. Duple face, bellissimi. E andiamo a vedere i colori. Questi li avevo anche già realizzati, me li ero fatti arrivare. Però ragazzi, i gufetti piacciono, non c'è niente da fare. I gufetti piacciono un sacco. Vediamo, mamma, guarda quanti colori! È bellissimo! Partiamo da questo verde, no ragazzi, ma guarda che belli sti colori! Verde, verde più chiaro, un crystal, un rosino, guanciotte, rosa guanciotte, un altro verde più scuro, mamma, guarda che bello questo lilla, quest'altro lilla più chiaro e quest'altro lilla più scuro ancora, cioè fai la sfumatura, bellissimi, un arancio, un'ambra, un rosa confetto bellissimo, un nero, un altro rosa più scuro e un altro rosa, guarda che belli che sono, bellissimi, tra questo, questo e questo, stupendi, un altro rosa ancora che però è diverso da tutti gli altri e un giallo tendente all'arancio, mamma, stupendi ragazzi, ma infatti è per quello che li ho ripresi, perché mi ricordavo che erano usciti bellissimi anche dopo che li avevo realizzati, veramente stupendi, guarda quanti colori, ma bah, ho parole, bellissimi, veramente belli, wow, belli, belli, belli. Ovviamente qui abbiamo il nostro kit, i nostri gancini, non li perdiamo per carità, mettiamoli qua dentro perché sennò come te li appendi? Bellissimi anche i gufetti, fatemi sapere quali vi sono piaciuti di più, secondo me le Gorgeous, ma tutti, farfalle, Gorgeous, diciamo che le Gorgeous sono la novità, ecco. I gufetti, belli tutti. Vi lascio tutte le info sotto nella info box, ovvero il sito si chiama One Day Saving con tutti i link dei charm che mi sono fatta mandare, ragazzi, stupendi. Questo cos'è che le farfalle, altre farfalle, le Gorgeous, bellissime. I gattini,
Guarda, io sono a posto, ragazzi. Per sta primavera io sono già a posto. Io vi saluto, spero di avervi fatto un po' di compagnia. E alla prossima, ringrazio One Day Saving per la collaborazione. Alla prossima, ciao!